Questo nuovo video. Oggi siamo qua per un altro video a tema Italy vs Canada, però è anche a tema Zero Waste. È un sacco di tempo che non faccio un Italy vs Canada, non mi ricordo neanche quando è stato l'ultimo Italy vs Canada, ma molto probabilmente tanto tempo fa, tantissimo tempo fa. Scusate, tengo il telefono perché ho i piccoli appunti che ogni tanto mi arrivano, scrivo cose, cioè, vabbè, organizzazione top. Abbiamo deciso di fare, allora, qua ci sono un sacco di idee, di video che sono là da mese, che non ho ancora fatto, che professional che sono. Quindi oggi faremo i supermercati, Italy vs Canada, e parleremo dei supermercati, e parlerò del tema Zero Waste, proprio perché ci sono delle cose di cui ci tengo a parlare. Poi, giustamente, se per caso alcune cose che dirò qua, siccome sono 2 anni che io non torno in Italia, se ci sono per caso delle cose che io dirò che magari 2 anni fa in Italia non c'era ancora, ma adesso hanno cambiato le cose, fatemelo sapere perché è sempre bene essere informati. Quindi, primissima cosa. In Canada, in moltissimi supermercati hanno tolto i sacchetti di plastica. C'è ancora qualche supermercato, ma in realtà questo vale anche per tanti negozi, però ci sono ancora forse un supermercato dove ci sono ancora i sacchettini di plastica alla cassa. Quindi quando tu non c'hai i 2 sacchetti, ti danno il sacchetto di plastica. In tantissimi posti ce li hanno ancora, ma te li fanno pagare. Oppure, in tantissimi, non sono tantissimi posti, oppure ci sono dei negozi che hanno i sacchetti di carta. Per dirvi, io sono contro H&M a vita suprema, però qua in Canada H&M ti dà i sacchetti di cartone, cioè quelli di carta, insomma, quelli che non durano un cacchio, però almeno sono di carta. Un punto a favore loro, cioè. No, mi è venuto in mente perché ogni tanto vedo la gente con i sacchetti di H&M che sono appunto di carta. Io non so, io mi ricordavo però che li dessero in plastica anni fa, quindi fatemi sapere se per caso anche in Italia li danno con la carta, ma ovviamente non andate da H&M solo per questo motivo, mi raccomando, era solo per fare un esempio, giusto per non dire che dico sempre merda H&M, ecco, ma in realtà sì, lo dico sempre. Però diciamo, un punto a favore dei canadesi, poi ovviamente parlatemi anche voi dal vostro punto di vista dell'Italia, o comunque in qualsiasi paese voi siate, fatemi sapere, i canadesi sono tipo le persone con più sacchetti riutilizzabili che avevo mai visto in vita mia. Vi giuro che non credo ci sia un canadese che non abbia un sacchetto riutilizzabile, un sacchetto di tela, un qualsiasi cosa. E questa cosa è meravigliosa. Quando io vado a fare la spesa vedo sempre la gente con i loro sacchetti, sono tipo commossa. Poi i supermercati, appunto, quelli che non offrono i sacchetti di plastica, offrono i sacchetti riutilizzabili, appunto, quelli tipo, quelli proprio brutti, no? Col tipo il logo del supermercato, cioè quelli che non vuoi avere, ecco. Però c'è un negozio bio che offre i sacchettini in cotone, che sono bellissimi, sono stupendi, solo io ho un sacco di sacchettini in cotone, quindi non è che me prendo uno. Quindi questo è una cosa molto molto bella, quindi pian piano stanno togliendo i sacchetti ovunque e credo che abbiano intenzione di toglierli ovunque proprio per davvero entro il 2021, una cosa simile. Molto bene. Seconda cosa, i supermercati qua in Canada, so che tanta gente si lamenta, anche in Italia, ma secondo me non è vero, cioè io ho vissuto in Italia, vado nei supermercati, io andavo sempre al Despar si chiama, cioè che tipo era quello vicino a casa dei miei, insomma, è quello vicino a casa dei miei tuttora, insomma. E tanta gente dice, ma in Italia non c'è tanta verdura sfusa, oh mio Dio, Gesù, non è vero. Cioè, nel senso, io mi ricordo quando andavo a fare la spesa, comunque la verdura sfusa la si trovava sempre, verdura, frutta sfusa. Poi ovviamente ci sono anche quei prodotti che loro impacchettano nelle cose di plastica, e anche qua in Canada c'è sta roba, ci sono tanti prodotti impacchettati nelle scatole o impacchettati nei cosi di plastica, cioè addirittura impacchettano un cetriolo in un coso di plastica, vabbè, lasciamo stare proprio le cose, però allo stesso tempo trovi anche le cose sfuse. Quindi il mio problema è che ogni tanto magari non trovo tipo i pomodorini, ciliegie si chiamano, che sono i miei preferiti, non li trovo senza la scatola, li trovo solo in estate al mercato proprio della frutta. In Italia, credetemi, siete molto molto fortunati per i mercati della frutta, perché giustamente siccome là non fa freddo come qua, cioè non si arriva a meno 30, potete sempre andare al mercato, cioè per esempio mia madre va sempre al mercato, sempre, cioè lei ogni settimana è al mercato per prendersi frutta, verdura, pesce, robe,
Quindi per queste cose, secondo me in Italia siete molto più fortunati, però in ogni caso i supermercati hanno anche cose sfuse. Ho sentito dire anche il contrario, il fatto che in Canada non c'è niente di sfuso nei supermercati, non è vero, c'è di tutto sfuso, però ci sono gli stessi prodotti, ci sono anche imballati, oppure magari mettono le cose bio imballate nella plastica, che tipo, non lo so, mi sembra un po' una cosa, come si dice, un contrasenso. Non lo so, cioè secondo me se una cosa è bio natural, tutto dovresti anche preoccuparti un attimo dell'imballaggio, del pianeta, visto che ti preoccupi così tanto per la tua salute, maledetti. Quindi praticamente io non ho problemi a trovare frutta e verdura, come sapete sono vegetariana, quindi se io non trovassi cose sfuse morirei. poi oltretutto io ho anche i negozietti sfusi, dove hanno anche frutta e verdura ogni tanto, frutta e verdura di stagione solitamente, quindi per fortuna mi posso arrangiare. Poi in estate, come ho già detto, ci sono i mercati bellissimi, stupendi, che quando fa caldo c'è la tentazione di andare di quando fa meno 30, un po' meno, ecco. Un'altra cosa bellissima, forse l'ho fatta vedere nel video in cui avevo fatto la collaborazione con Stronzetti, è il fatto che tutti i supermercati qua hanno delle macchine dove tu puoi riportare le lattine e forse anche alcune cose di plastica. Alcuni posti hanno anche addirittura le cose di vetro, soprattutto le bottiglie di vetro tipo vino, birra, tutte quelle cose là. Però quella del vetro, insomma, non mi tocca più di tanto perché non compro così tante cose in vetro, cioè mi capita ogni tanto di prendere il vino o... quindi praticamente se devo comprare cose le compro in lattina. Quindi ci sono queste macchinette dove tu riporti le tue cose, le bottigliette di plastica o le lattine. Io principalmente non compro bottiglie di plastica di nessun tipo, però le lattine ogni tanto capita che magari compriamo, che ne so, delle bibite gassate o compriamo la birra o robe simili, no? E quindi ci sono queste macchine dove tu riporti le tue lattine e le metti in questa macchinetta e loro ti danno i soldini. Ogni lattina mi sa che vale una cosa come dai 5 ai 10 centesimi, quindi tu riporti le lattine e loro le riciclano e ti danno tipo un coupon che tu puoi usare sulla tua spesa. Questa credo sia una cosa molto fica che non credo ci sia in Italia. Correggetemi se sbaglio, ma non credo ci sia ancora questa cosa. Forse c'è la cosa del vetro a rendere, forse esiste quella cosa, però questa cosa della lattina secondo me è una ficata pazzesca, perché appunto le riciclano a parte e appunto si occupano loro di queste cose e poi ti danno dei piccoli soldini da usare sulla tua spesa. Un'altra cosa è che molti supermercati hanno anche una parte di sfuso, quindi ogni tanto hanno dei prodotti sfusi e non serve per forza andare nei negozietti dello sfuso, però dipende sempre dai prodotti. Secondo me potrebbero fare di meglio, potrebbero decisamente fare di meglio, però c'è sempre una parte sfusa di caffè, tè, di noci vari, tipo mandorle, noccioline, pistacchio. Cos'altro hanno? Cioè hanno più che altro la parte delle noci, la frutta secca anche, e hanno anche una parte di caramelle o cose tipo i cioccolatini o le cioccolatini coperti, le noccioline coperte di cioccolato, tutte quelle cose là. Secondo me potrebbero fare molto di meglio, ovvero come i negozietti sfusi hanno tipo riso, avena, cereale, tutte queste robe qua, potrebbero metterli. Però allo stesso tempo capisco che in un supermercato che vendono già riso, pasta impacchettati, giustamente non si guadagna così tanto se ci c'è lo sfuso. Quindi principalmente io al supermercato per certe cose sfuse, non compro veramente le cose sfuse al supermercato, ma vado direttamente nel mio negozietto sfuso, però comunque c'è una parte sfusa. Se non mi ricordo male, anche in Italia alcuni supermercati avevano una piccolissima parte di sfuso di caramelle. Mi ricordo questo, mi ricordo la Auchan, mi sa, la Auchan o il Panorama, una cosa simile, avevano la parte sfusa di caramelle. Questo me lo ricordo benissimo, però se per caso, adesso hanno cambiato le cose, ci sono delle piccole cose di sfuso di cibo, non solo caramelle, fatemelo sapere perché sarei molto curiosa di sapere se esistono. È il fatto che molti supermercati, anzi quasi tutti i supermercati, siccome siamo in North America, dovete capire, cioè come avete visto in tante trasmissioni americane, in tanti film, qua tanti supermercati hanno i packaging family format, praticamente sono quei pacchi enormi, formato famiglia. Non so se in Italia c'è questa cosa per tutti i prodotti, però qua per qualsiasi cosa tu c'hai il formato famiglia, tipo i cereali, formato famiglia, c'è tipo questa scatola di tipo 5 kg di cereali.
Allora, io non compro tantissime di queste cose al supermercato perché i cereali, la cosa che a me urta tantissimo è il fatto che hanno il sacchetto di plastica dentro. Quindi se i cereali fossero solo cartone, io li comprerei volentieri al supermercato. Ogni tanto capita che compro i cereali, ma è molto raro, però quando lo faccio preferisco comprare il formato famiglia perché almeno si risparmia sul packaging. Però hanno tantissimi prodotti, tra cui tipo riso, avena, tutti i vari cereali, tutti i cereali tipo boh, sui ceci, robe così, tutte le cose secche, hanno sempre questo formato famiglia enorme. E lo zucchero, la farina, tutte queste cose qua. Infatti io compro sempre farina e zucchero formato famiglia, cioè anche il sale, c'è cioè una cosa di tipo boh, una cosa tipo 4 kg di farina, 4 kg di zucchero, che vi giuro seriamente io ho ancora il sale che ho comprato una cosa come 3 anni fa, perché ho comprato il formato famiglia quando ero studente, ce l'ho tuttora là. Però questa è una cosa molto bella perché giustamente paghi un pochino di più, ma conviene molto molto di più perché se compare un attimo il formato normale standard con un formato famiglia, si risparmia tantissimo. Quindi per voi che magari vivete da qualche parte dove non avete per forza i negozi sfusi, quindi dovete per forza comprare le cose al supermercato e vi sentite un attimo in colpa, il mio consiglio, lo dico sempre, è di comprare le cose di grandi quantità. Anche se vivete da soli, alla fine le cose tipo riso, sale, zucchero, farina, cioè non sono cose che hanno una scadenza di 3 giorni. Quindi sicuramente potete usarle a lungo termine e risparmierete sul packaging, secondo me si risparmia pure sulla spesa, perché quelle cose alla fine le usate sempre e non si consumano così, così facilmente, ecco. Poi, giusto come ho detto, per tutte le cose hanno il formato famiglia. Io per dirvi, anni fa ero molto ossessionata con i waffle. Avete presente Stranger Things? C'è Eleven che gira quei waffle. Ecco, quelli. E compravo sempre il formato famiglia da 50 waffle. Perché giustamente costava una cosa come 3 dollari in più rispetto al pacchettino di 12. E tu sei tipo, ma scusatemi, ovvio che mi compro 50 waffle e mi duravano una vita. Perché quelli li puoi mettere in congelatore e finiscela. Però qua in Canada, come anche negli Stati Uniti, c'è la catena Costco. Che non so se esiste in Europa, non credo. C'è la catena Costco che io non sono mai stata lì per il fatto che quella catena conviene tanto a persone che hanno una famiglia. Quindi se avete dei bambini, anche se avete un bambino, comunque conviene molto di più, perché hanno sempre cose solo formato gigante, solo formato famiglia. L'unica cosa è che hai bisogno di una carta, di una specie di carta per accedere, quindi di fare una specie di abbonamento. Questa carta giustamente ti aiuta così ci ti dà dei punti o ti dà dei soldi, non ho ben capito perché non mi sono mai informata, però quel negozio diciamo che conviene solo a chi ha famiglia, perché se siete in due, andate da Costco e vi comprate 7 kg di salsicce, cioè non lo so, nel senso se potete congelarle magari conviene a lungo andare, però secondo me dovete avere spazio e sì, diciamo che il formato famiglia a due, soprattutto io e lui che mangiamo più o meno le stesse cose e mangiamo quasi sempre le stesse cose. Andare da Costco, non so quanto senso abbia, ecco. Però questa era una piccola parentesi che volevo dirvi, che se per caso vivete negli Stati Uniti o venite qua, c'è Costco, se volete per caso comprarvi 7 kg di salsicce, sì. Però comunque ogni supermercato in ogni caso ha delle grosse quantità, magari hanno delle grosse quantità più che altro sulle cose secche, sulle cose imballate, cioè tipo pasta, riso, tutte quelle cose un po' così, non sulle cose tipo latte o carne o insomma, cose da frigo, non so, per dirvi il cartone del latte più grande che hanno è forse di 2 litri, non più di così, quindi giustamente non hanno le cose enormi, però magari Costco avrebbe tipo una cosa tipo di un cartone del latte da 5 litri, molto probabilmente, però nel mio frigo non ci entrerebbe. Un'altra cosa della quale voglio parlare, forse avrei dovuto metterla all'inizio, ma vabbè, è il fatto che qua in Canada c'è una distinzione tra supermercati e pharmacy. Se vivete in Inghilterra, se non mi sbaglio, forse conoscete già che tipo di negozio è. Allora, al supermercato non troverete mai troppe cose per quanto riguarda la cura personale. Mentre in Italia tu vai in un supermercato e trovi di tutto, qua in Canada c'è una cosa che viene chiamata pharmacy, dove c'è una farmacia, giustamente, e poi c'è una parte dove c'è una pharmacy
piccola parte di spesa, tipo latte, biscotti, queste cose qua, insomma, niente di troppo esagerato, tutte cose secche, insomma, biscotti, bibite, tutte queste robe qua. E poi c'hanno una parte di tutte le robe che riguardano la cosmesi o comunque la parte del, come si chiama? Cose di prenderti cura di te stesso, ecco. Quindi tutta la parte di cosmetica, tutta la parte di shampoo, balsami, tutte queste robe qua sono dentro i farmaci. Sì, trovate delle cose anche dentro i supermercati, ma non sempre. Quindi se venite qua e andate in un supermercato e vedete che hanno tipo solo la saponetta di Dove e uno shampoo che sa di pino, non preoccupatevi, no panic. Semplicemente per il fatto che loro hanno questa distinzione tra supermercati e farmaci. Non ho mai capito perché. Non chiedetemi perché, quindi diciamo che loro non hanno delle vere farmacie, ma hanno proprio queste farmacie per, cioè vere farmacie nel senso che non hanno solo la farmacia, non hanno delle cose come in Italia che tu vai alla farmacia e c'è solo quello, hanno proprio queste farmacie enormi che sono dei negozi praticamente, dove tu principalmente compri tutte le cose per quanto riguarda il take care of yourself, medicine, tutte queste robe qua, tutte queste cose. Quindi sì, è questo per dirvi non prendete paura se per caso non trovate lo shampoo. Mi è capitato all'inizio perché sono andata al supermercato e tipo ho detto ma scusate ma non solo il fruttis, ma in che senso? Una cosa della quale voglio parlare sono i sacchettini per la frutta e la verdura. Avrei dovuto parlarne quando ho parlato della frutta e verdura, vabbè, dettagli. È il fatto che qua in Canada non è obbligatorio prendere la frutta e verdura e metterla nei tuoi sacchetti perché qui non c'è la bilancia. Cioè c'è una bilancia se vuoi vedere quanto stai comprando, però non c'è la bilancia con la piccola etichetta, quindi tu non sei obbligato a mettere la tua frutta e la verdura nei sacchetti perché te la peseranno alla cassa. Questa è una cosa magnifica, stupenda, meravigliosa perché uno si risparmia sui sacchetti ed è cacchio, non c'è l'etichetta di merda, e giustamente tu puoi presentarti alla cassa pure con la frutta e verdura in braccio, non ti diranno mai nulla. Io per esempio ho i sacchettini in cotone dove metto tutta la mia frutta e la verdura, che sono dei sacchettini che si vede cosa c'è dentro così la cassiera non ha problemi a dover aprire sempre cose, bla bla, però li lascio sempre aperti in ogni caso, giusto per essere più comodo perché sono stata cassiera anch'io e non è bello quando la gente non è gentile. Sì, dove stavo parlando? Sì, stavo parlando del fatto che appunto qui non è obbligatorio avere i sacchettini, dover prendere i sacchettini. Quindi se per caso venite in Canada, non sentitevi obbligati di prendere il sacchettino per la frutta e la verdura, presentatevi semplicemente con le vostre due zucchine alla cassa e ve le pesano là direttamente. So che in Italia ci sono alcuni supermercati che fanno sta roba, ma sono proprio i supermercati poracci. Cioè, io li chiamo così perché sono quei supermercati che nessuno si fila, cioè tu vai là e ci sono due persone dentro e lì lo fanno. Magari è una questione di budget perché non hanno budget per avere sempre i sacchettini, non lo so, però so che in Italia hanno fatto sta legge del cacchio che devi per forza prendere il sacchettino, altrimenti, cioè, se non lo prendi lo paghi lo stesso, vabbè, cagate, cagate che solo là potevano fare una cosa del genere. E quindi niente, qua è una cosa bellissima perché io ho sempre i miei sacchettini di cotone e sono sempre molto felice. Ovviamente la gente che prende i sacchetti c'è sempre e ogni tanto mi guardano male quando mi vedo con un mio sacchettino di cotone, glielo faccio anche notare, tipo vedi stronza, impara, impara. Ultima cosa, poi la smetto, giuro, il fatto che una cosa che mi rende molto felice, ovvero ultimamente, appunto per sta roba dei sacchetti che vi ho appena parlato, nei supermercati vendono anche i sacchetti proprio riutilizzabili in cotone. Quindi hanno iniziato a prendere questa ventata d'aria fresca e seguire, non dico la moda, ma seguire un po' questa cosa di cui si parla sempre, quindi hanno messo in vendita i sacchettini in cotone per la frutta e verdura. Giustamente fate attenzione anche a quello perché se trovate una cosa tipo sacchettini in cotone per la frutta per risparmiare sulla plastica, poi magari sono dentro un sacchettino di plastica, greenwashing al limite supremo. E invece no, erano proprio di un brand che avevo, anche i miei erano di quel brand, che avevo semplicemente un cosino di cartone che li teneva attaccati insieme. Poi hanno iniziato a vendere anche gli spazzolini in bambù, non della Colgate. Non della Colgate, se mi seguite su Instagram lo sapete che ho fatto polemica sugli spazzolini della Colgate. Poi hanno iniziato anche a vendere le coppette. Poi hanno iniziato a vendere le cose sfuse tipo detersivi, tipo detersivi per lavare, tipo in casa, detersivi per i piatti. Hanno iniziato a vendere anche il saponette senza packaging. Hanno iniziato a vendere
cos'altro, i pannolini addirittura, anche i pannolini riutilizzabili, hanno iniziato a venderli. E questa cosa mi ha resa felice perché ho iniziato a vederli molto di più nei negozi. Non so se la gente li compra, non so se la gente li utilizza, però giustamente mi fa molto piacere che li abbiano portato anche nei negozi normali e non abbiano limitato semplicemente il consumo nei negozi sfusi, perché non è detto che tutti vadano nei negozi sfusi. Quindi mi fa piacere vederli in un negozio normale, comunque in un supermercato normale in cui la gente ha più accesso, ecco. Quindi niente, questa è una cosa che mi ha resa molto felice da vedere nei supermercati, però qualcuno su Twitter mi aveva inviato una foto di un supermercato in Italia dove mi aveva detto che avevano iniziato anche loro a vendere i sacchettini per la frutta e la verdura. Poi fatemi sapere se voi avete mai provato ad andare voi con i vostri sacchettini di cotone, se mi avevano mai dato problemi, eccetera, perché qua non fanno problemi. Cioè, come vi ho già detto, non sei obbligato a prendere i sacchettini, non sei obbligato cioè, se tu vuoi venire con la frutta alla cassa va bene, se tu li metti nel tuo sacchettino di cotone nessuno ti guarderà mai male, anzi dirà no, ma che carini. Poi la stessa cosa anche per carne, pesce, io giustamente non comprando quelle cose mi interessa un po' meno. Però, per esempio, la parte del pane, tu puoi portare il tuo sacchettino di cotone e gli dici semplicemente di tagliarti il pane e di metterti nel tuo sacchetto, non vi diranno mai no. Anche per la carne e il pesce hanno iniziato ad accettare i contenitori. L'anno scorso non li accettavano, quest'anno hanno iniziato ad accettarli e mi fa molto piacere, anche per gli affettati, per tutte queste robe hanno iniziato ad accettare i propri contenitori. E anche per tipo i cibi pronti, anzi ci sono alcuni negozi che hanno tipo proprio un cartellone che dice se vuoi portare i tuoi contenitori li accettiamo e bla bla bla. Quindi questa cosa mi fa stra piacere. Quindi niente, queste erano le cose di cui volevo parlare. Fatemi sapere appunto dove vivete, se vivete in Italia, se vivete altrove, se queste cose esistono, quali sono le cose belle dei supermercati. Insomma, fatemi sapere cose. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!